Ma buon pomeriggio a tutti, come state? Spero bene. Eccoci nella live, quattro chiacchiere che non la facevamo da un pochino. Come promesso, sono le 6 meno 5, quindi mi prendo sempre quei 5 minuti per far arrivare un po' tutti. Ciao Ergiuzzo, ciao Pazzi, ciao tesoro. Devo recuperare un po' di chat dopo, soprattutto i gruppi, mi sono perso un sacco di cose. Ciao Albi! Da quanto tempo? La finiamo di smetterla, lo dico anche io, mannaggia. Ciao Volva! Ciao tesoro, dopo vi recupero tutti, ragazzi, tutte le chat devo recuperare, scusatemi. Ciao Claudia, madre terra! Ciao ragazzi, oggi do libero spazio a voi di parlare. Se avete domande, insomma, se avete curiosità, se avete un argomento in particolare di cui parlare, ecco, riguardante tema esoterismo, paganesimo, sono tutta vostra. E poi da settimana prossima porto di nuovo l'argomento abbonati, promesso. Però era da un po' che non facciamo una live quattro chiacchiere, quindi ho detto dai, do un po' di spazio a voi ragazze, che altrimenti parlo sempre io. Non, sì, ok, vi leggo nel rullo, però comunque è diverse. Ciao. Ciao anima oscura, ciao tesoro. Sì, ci voleva, dai, fino alle 7 e un quarto, sicura, 7 e un quarto, massimo 7 e mezza, sono tutta vostra. Ci stava, ci stava. Volevo chiederti una cosa sul celtismo o su un tuo eventuale parere. Certo, fatemi tutte le domande che volete. Io ho cominciato con il celtismo, rimane la mia, diciamo, ritualistica ba di base, quindi scusate la faccia che magari sono un po' stanca, però sono tutta vostra. Tanto come state? Come sta andando questo mese di giugno? Qua se muore di caldo al Pride, io felice, sono contenta, dai, son cose che secondo me dovremmo fare un po' tutti. Andare al Pride a far capire determinate dinamiche, perché poi, ecco, ne parliamo per quanto riguarda il mondo occulto, le vecchie religioni, le religioni in generale, no? Però dovremmo avere più libertà di pensiero e di parola e di azione anche su altre dinamiche che non riguardano solo questo. E l'Italia è ancora un po' arretrata. Hai notato un'eventuale correlazione fra la cultura celtica, dei compresi, e i Vanir Norreni? Allora, su alcune cose ci sono delle correlazioni, o delle similitudini, ma principalmente sono due culti completamente diversi. Scusatemi. Ciao Vox! Da stamattina, bravo, tu continua a salutare. Sto mese per me sta andando avanti in pregazioni per via del caldo, come te capisco. Ciao Rachele. Come state, ragazzi? Quindi ti dicevo, Volva, è più che altro sono piccole similitudini su alcuni aspetti, ma non su, diciamo, non sulla maggioranza. Quindi poi, ecco, sto portando un po' di cultura celtica su Instagram e Facebook, sto portando un po' di post, diciamo così, inerenti al celtismo, al mondo del popolo celtico. Quindi se vi va, seguitemi anche su Instagram e Facebook proprio per questi argomenti, e ti posso assicurare che non su tutto ci sono, come in tutte le culture in realtà, in quello che ho potuto studiare e notare. Grazie Cristina, grazie mille, come siete dolci. Ho notato che ci sono tante similitudini, magari possono cambiare i nomi su alcune cose, però in vari culti ho notato che ci sono tante cose che si assomigliano. Grazie Ergio, grazie Albi, fate tap tap, condividete, grazie mille. Aspettate che metto il silenzioso, altrimenti mi arrivano un po' di messaggi, mi distraggo. Grazie, grazie Rachele, grazie mille, sono contenta che ti piacciono queste live. Ti invito a seguirmi un po' ovunque, qui su TikTok, ma anche su YouTube, Instagram, Facebook, dove parlo un po' di queste cose, porto video. Su YouTube usciranno presto anche video speciali, cioè oltre agli speciali stanno uscendo video appositamente per YouTube, quindi con una grafica nuova, tutta una tematica nuova. Presto vedrete anche una postazione nuova, ragazzi, ve lo prometto.
ci sarà la ring light, ci sarà tutto, mi sto attrezzando piano piano. Poi mi scrivi su Telegram tutti i vari sub minori, maggiori, mi serve per quella cosa. Sì, ti scrivo i vari sub, ricordamelo, scrivimelo, ricordamelo che io sono Dori, scusatemi, c'è una di zanzara che se la acchiappo me la magno. E quindi ricordamelo che lo sai che sono un po' Dori, mi dimentico le cose, non lo faccio apposta. Grazie Ergia, grazie mille. Diciamo che il culto celtico è molto molto affascinante, così come anche quello norreno, a dire il vero, solo che hanno un po' di concezioni anche dell'aldilà un po' diverse, che poi vi parlerò, insomma, se vi va. Devo portarvi la live sui Celti, ragazzi, ve lo prometto, ve la porterò. C'era molto all'interno del culto celtico, era molto prominente la figura delle dee femminili, perché ho notato delle similitudini fra Freyr e Cernunnos e Freya, e sì, possono avere delle similitudini, non sono propriamente la stessa cosa, però hanno delle similitudini, ma diciamo che questo è un po' una dinamica che io ho notato nel mio piccolo, studiando un po' in tutti i vari culti di varie popolazioni diverse, che hanno nomi diversi, ma più o meno delle situazioni, soprattutto a livello di quello che riguarda il mondo della religione e degli dei, hanno un po' delle sfaccettature simili. Tranquillo, Francia, il team a volte si dimentica di andare a prendere la moglie, ma sì, vabbè, queste poi sono piccolezze, no? Che cosa vuoi che sia? Dimenticarsi la moglie è giusto. Stasera non è una live di lettura, grazie Madre Terra. Sì, poi domani ne facciamo un'altra, perché un po' durante la settimana sarò un po' incasinata, e alcuni di voi lo sanno. Sto preparando un po' di cose per delle situazioni di lavoro che poi vi annuncerò più avanti, quando sarà, perché ci sarà un periodo in cui solo con le live, forse non le farò per un piccolo periodo di tempo, non tantissimo. Però i video li continuerò a portare perché mi dovrò sistemare un po'. Vai, Ergia. Immagino abbiano impronte energetiche differenti. Grazie, giusto, grazie mille. Sei un tesoro. Anche se i ruoli, i loro lavori, diciamo, sono simili. Sì, ma infatti, io quando mi è capitato di parlare un po' degli dei, delle divinità in generale, nella concezione della vecchia religione, io dico sempre: gli dei sono quelli, ok? Sono quelli lì. Cambiano solo il nome e i volti, cioè sono divinità, sono energie. Allora, se li vediamo in forma antropomorfa, ok? Immaginiamoli in forma antropomorfa, sono delle divinità con più volti, e quei volti hanno dei nomi, che può essere Cernunnos, Pan, Lucifero, Freya, ad esempio, Lilith. Però, diciamo, le divinità sono quelle, cambiano un po' dei volti, cioè cambiano dei modi in cui loro si presentano a noi e delle abilità che hanno con determinati volti che non hanno con altri. Però ecco, a livello di numero possiamo dire le divinità sono quelle. Cambiano solo, ecco, determinate sfaccettature. Quando noi parliamo di divinità cornute, appunto, noi parliamo in realtà poi di una singola divinità o al massimo due divinità che però svolgono più o meno le stesse funzioni. Ora tu lo puoi chiamare Lucifero, lo puoi chiamare Stella del Mattino, lo puoi chiamare appunto Pan, sono divinità che vengono accomunate dallo stesso modo di essere rappresentati, però poi in realtà hanno delle peculiarità diverse in base al volto, cioè ha un dio cornuto invocato come Pan o un dio cornuto evocato come Lucifero o Cernunnos. Dico questi nomi perché sono i nomi più conosciuti per farvi capire meglio, no? Sabrina, tesoro! Come se fossero dei giocatori di GDR che hanno. Esatto, bravissima! Aiutatemi anche voi con gli esempi. Sono gli stessi giocatori, ma hanno avatar diversi. Sì, più o meno l'idea è quella. Anche perché noi dobbiamo capire che. Grazie.
Grazie, Sabri, grazie mille. Che le divinità sono pure energia, a prescindere dal credo, okay, che siate cristiani, musulmani, pagani, noi dobbiamo immaginare le divinità come pura energia, okay? Un'energia molto forte che abita ai livelli più superiori, no, dell'universo. Io porto sempre la famosa teoria delle stringhe, no? Avete presente Sheldon e la teoria delle stringhe? La teoria delle stringhe è diventata poi famosa ancora di più a noi comuni mortali che ci capiamo poco grazie alla serie TV, no? Di Sheldon. E appunto noi immaginiamo l'universo fatto di tanti substrati, no? Uno sull'altro, tante realtà differenti, tanti mondi differenti che si intersecano tra di loro. Questo poi andrebbe un po' a spiegare quella che è la teoria del paranormale, no? Ci sono degli avallamenti, comunque delle intersecature, dei momenti in cui questi piani si intersecano tra di loro ed ecco che accadono quelle situazioni che noi oggi consideriamo ancora paranormali. E le divinità risiedono lì. C'è un Dio unico tecnicamente, quindi un'energia unica, creatrice, e tante divinità sottostanti secondarie, se così possiamo definirle, secondarie ma non per importanza, sono tutte importanti che ci aiutano ad evolvere in questo percorso di vita. Percorso che per chi crede, perché poi non tutti credono, però per chi crede appunto nella reincarnazione ci porta, appunto, ci portano ad evolvere, sono lì per aiutarci. Nei culti della vecchia religione, soprattutto nell'evoluzione che ha avuto poi la vecchia religione, non esistono divinità malvagie, esistono divinità che ci aiutano, ma solo se noi lo vogliamo, ad evolvere. Quindi magari anche delle prove che ci vengono fatte affrontare hanno un loro perché, o delle sofferenze che noi siamo chiamati ad affrontare hanno un loro perché. Che unico re della bu questo è vero, Ergia. Come stai, Sabri? Tutto bene? E infatti io vi invito sempre a, ragazzi, a diffidare dal 90%, mi dispiace di dirlo, delle persone che purtroppo si trovano su internet a parlare di vecchia religione o comunque di culti pagani. Perché purtroppo, ahimè, il 90% dice fuffa. Cioè, se mi sento una persona che viene in live o fa un video e si definisce pagana, ma cristiana, o comunque druida, ma con filone cristiano. Cioè, capito che le due cose cozzano. Grazie Sabri, grazie mille, grazie Ergiuz, ma come siete dolci, fate commuovere tutti. Quindi no, ragazzi, no, non funziona in questo modo. Queste sono persone che non hanno mai aperto libri, non hanno mai studiato, non hanno mai fatto meditazione in vita loro, non si sono mai messi in discussione veramente all'interno di questi culti. E quindi eccola là che si trovano per avere un po' di audience e quindi un po' di attenzione a sparare cavoli. E io vi chiedo, tra l'altro, faccio una piccola parentesi in diretta, vi chiedo scusa per il video di oggi che TikTok mi ha sminchiato praticamente l'audio. Cioè l'audio c'è ma funziona a capa sua con a capa sua anche l'immagine, perdonatemi, però ne approfitto, ecco, dato che siamo in live, magari adesso vi accenno anche un po' alla croce celtica. E che cos'è la croce celtica? Perché ho sentito di certe baggianate qui su internet assurde. Anche perché il cristianesimo è dualità, mentre i culti antichi hanno una concezione di male e bene diversa. Sì, esatto, cioè nel senso, i vecchi popoli avevano una concezione di cioè manco di malvagità, di qualcosa di negativo, ma se ci fate caso, anche per esempio i culti norreni, non c'era un negativo enfatizzato, erano molto come dire, creati a livello umanistico molto simili all'essere umani, la caratterizzazione umana. Grazie Albi, grazie mille, ma come siete dolci, ma come fate commuovere quando fate così? Poi c'è anche da dire che molto della vecchia religione si è miscelata, perché poi i vari culti che
Lo stesso Loki, esatto, brava, stavo pensando proprio a lui, no? Non è malvagio, come divinità, ma è una divinità che a livello psicologico è molto profonda, va tanto approfondita, no? Ne abbiamo parlato anche con Valchiria quando abbiamo fatto noi un po' di il podcast, diciamo così, passatemi il termine, la rubrica appunto sulla mitologia e gli dei norreni, proprio per cercare, no, di chiarire quello che è l'aspetto del culto norreno. Ma grazie, già non dovevi davvero. C'è da dire però che poi se sentite un rumore sono io che ho il ventilatore praticamente addosso a me, perché sto morendo e mi sposta aria calda. Dicevo, c'è da dire che poi si conquistavano tra di loro e la differenza che c'è stata con il cristianesimo è stata proprio qui. Io parlo a livello storico di cristianesimo e quindi non me ne voglia chi è cristiano, ma chi frequenta le mie live ed è cristiano e di altri culti mi conosce ormai, sottolineo solo per chi è nuovo. Quando si conquistavano tendevano a unirsi, a unificare i vari pantheon, li facevano quasi in parentare, se così si può dire. Anche Diana, la vediamo poi con il culto di Aradia, ne abbiamo parlato nella live di Volta alla Carta su YouTube che mi invito a recuperare, mi raccomando. Assomiglia, ecco, il fatto che abbia, di solito Diana viene rappresentata come una dea virginale, no? E in realtà in questo caso poi è stata rappresentata appunto come una dea che partorisce una figlia. Grazie, grazie Sky, grazie mille, benvenuta in famiglia, benvenuto in famiglia, grazie Albi, siete tutti dolcissimi, davvero. E vi dicevo, quindi in realtà poi si andavano a miscelare le varie credenze, andandosi anche naturalmente a modificare, perché era il corso della vita, ci si conquistava, però la differenza era che invece di demonizzare, come è accaduto poi con il cristianesimo e l'avvento del cristianesimo, semplicemente si tendeva un po' a sottomettere, sì, quello che era il culto avversario, ma non si andava a demonizzare, si andava a far imparentare, quindi c'era questa miscelazione di vari pantheon, quindi ecco che magari molte cose poi sono andate anche a modificarsi, no? La differenza invece è stata proprio con i culti cristiani, che il culto cristiano che si è andato uno a demonizzare, due comunque ad adottare i culti pagani. Il 90%, se non anche il 99% dei culti cristiani vengono dai culti della vecchia religione, che è una cosa normalissima, perché a livello storico l'essere umano, per far sopravvivere quelle che erano le proprie radici o quelle che erano le proprie credenze, annettevano i culti altrui, perché è difficile un culto che dura da 25.000 anni. Per dire, è che è nato magari nel Neolitico, nel Paleolitico con l'uomo, è difficile da far morire, al massimo lo puoi modificare, no? E ecco che, grazie ragazzi che mi fate raggiungere gli obiettivi, grazie mille. Se vi va, abbonatevi anche al canale, avete tante agevolazioni, tra cui lo scegliere appunto gli argomenti da portare in video e in live, avete delle emoji personalizzate, tante tante cosette. Poi per le letture avete le letture in live gratuite, ci sono tante tante agevolazioni, entrate nei gruppi Telegram. Quindi se vi va costa davvero pochissimo, però ecco, potete accedere a tante cose nuove. E vi dicevo appunto che è la normalità. Il fatto che i cristiani abbiano adottato quelli che sono i culti pagani non è una cosa tanto anomala nel percorso di evoluzione religiosa. Lo è nel momento in cui, cioè, è anomalo, comunque non è del tutto giusto il demonizzare, ma puoi prendere. È quello che succede con l'archetipo della dea madre che ha avuto più nomi nelle varie culture. Esatto, partiamo da Iside, poi arriviamo a Gaia, Ecate, poi parliamo anche di triplicità, no? Della dea. Solitamente la dea madre è anche associata alla dea triplice. Ma la cosa bella è vedere, ne parlavo anche stamattina con una persona, nel mentre facevo anche un po' da bambinaia ai miei nipoti. Proprio di questo, che la figura in realtà femminile è arrivata ad essere svalutata dal cristianesimo in poi. Ma io parlo di cristianesimo non tanto per dottrina in sé per sé, quanto di esseri umani, quindi parlo di chiesa come istituzione fatta da esseri umani più che della religione in sé per sé. E vi dicevo, è stata svalutata
con la cristianizzazione e oltre, ma prima la donna, sia come figura divina che proprio come donna in sé per sé, aveva dei ruoli molto importanti. Magari in alcuni popoli aveva sempre un ruolo subordinato, ma non così tanto subordinato. Anche l'idea della sessualità, anche del corpo in generale, è stato fatto diventare una sorta di tabù dal cristianesimo in poi. Sappiamo che i culti pagani, le religioni pagane ancora oggi praticano lo skikald alcuna, ovvero la nudità rituale, come lo prevede il celtismo. Hanno un'idea della sessualità molto più libera, nel senso, mi spiego, non è che i vecchi popoli vivevano la sessualità ando coio, capiamoci. Però la vivevano molto più liberamente, un po' come la viviamo noi oggi. Cioè, vediamo che con l'arrivo della cristianizzazione la sessualità era fatta e c'era solo per la procreazione, ma quantomeno potevi svestirti meglio era, perché il corpo era peccato, porta in tentazione, qualcosa di sporco da tenere coperto. Mentre prima non era così, prima si viveva ovviamente la maggior parte, il 90%, con i propri compagni, quindi mariti, e solo dopo il matrimonio, ok? Ma chi rimaneva vedovo, come per esempio succedeva anche con i Celti, ma tante pippe mentali non è che se le facevano. Anche le donne non è che si facevano queste pippe, se ti volevi risposare ti risposavi, altrimenti potevi tranquillamente autofinanziarti, mantenerti e potevi stare con chi te pareva e te piaceva. E chi lo praticava, esatto, c'è stata appunto un'evoluzione in parte in negativo, anche perché ovviamente erano pantheon per la maggior parte che davano importanza al femminio sacro, quindi la divinità principale era sicuramente la dea madre, vista come la divinità fertile, no? Colei che dava origine al creato insieme al dio padre. Tertulliano, scrittore cristiano, nel De Cultu Feminarum scrisse: la donna è la porta dell'inferno. Esatto, ma anche se leggete il Malleus Maleficarum, cioè la donna viene definita come un uomo mancato, cioè un uomo che non ha raggiunto completamente lo sviluppo a livello di organi riproduttivi, diciamo così, no? Purtroppo, ecco, su questo l'impianto cristiano ha dato tanto in negativo, ha fatto regredire tanto la figura femminile. Veniva considerata, perché la donna viene considerata, Vox veniva considerata come colei più no, essendo un uomo mancato, quindi un pezzo incompleto, quella più soggetta, più influenzabile a livello dei piaceri fisici. Se vediamo poi Adamo ed Eva, il serpente, la donna è tentatrice che si è fatta corrompere, se parliamo a livello religioso. Con il Malleus Maleficarum appunto vediamo colei più soggetta alle tentazioni sataniche, e viene descritta in una maniera, o comunque anche a livello di intelligenza più inferiore, rispetto all'uomo. Vediamo come nella medicina, anche fino all'Ottocento, la donna facilmente era considerata, perché magari aveva dei disturbi ormonali, veniva considerata isterica, tutto si riconduceva al ciclo, alle ovaie che si spostavano, venivano a destra, a sinistra, in coppa, sotto, non si capiva a un certo punto. Addirittura San Giovanni Crisostomo, scusate leggo male, si dispiaceva pubblicamente del fatto che l'uomo non potesse riprodursi da solo. Sì, misoginia, portami via, effettivamente. E se noi vediamo anche ad esempio anche nell'antica Grecia, no? C'erano donne che erano filosofe, ma non venivano molto prese in considerazione, no? Penso che avete visto tutti il film Agorà. Poi erano considerate molto per l'epoca, sì, ma allora tenete presente che per i Celti la donna, ma non solo per i Celti, la donna sicuramente non andava in battaglia per i Celti, ma non perché non fosse capace, ma perché doveva preservare la specie. Quindi la donna, ovviamente, simbolo di fertilità, era l'unica che poteva rimanere incinta. Se mantavamo anche le donne, capirete che in poco tempo i villaggi si sterminavano, no?
però aveva un ruolo a livello religioso. Esistevano i druidi, esistevano le druide, esistevano le sacerdotesse. A livello politico avevano un ruolo decisionale. A livello domestico le donne comandavano, l'uomo no. Cioè, praticamente il classico tipo: l'uomo porta i sordi a casa e il resto mubechì. Cioè, in pratica più o meno il concetto era quello. Un potere familiare più che pubblico rispetto all'uomo. Esatto. Cioè, l'uomo non interveniva nell'educazione dei figli, l'uomo non interveniva nella conduzione dell'ambito domestico. L'uomo cacciava, andava in battaglia, produceva figli, però nel momento che entrava in casa l'uomo non comandava più. Cavolo, diciamo così. Aveva potere decisionale nel momento del far prendere in moglie, per esempio, la propria figlia, o ecco, lo stipulare dei matrimoni. Ma anche qui i Celti sì, avevano i matrimoni combinati, ma questo c'era soprattutto nelle caste più alte, altrimenti la donna, diciamo, di ceto più basso, aveva libertà di scegliere il proprio fidanzato. In questo modo non erano neanche tentate del consumare prima del matrimonio perché si sentivano molto più libere. Grazie Albi, il detto dietro a un grande uomo c'era una grande donna era letterale, esatto. La donna, ecco, nel campo celtico non combatteva, però aveva altri ruoli. Veniva sempre un po', ma in realtà questi tutti, uomini e donne, erano soggetti alla decisione dei druidi. Non perché non avessero un capo, i Celti avevano un capo a livello politico, un capo villaggio, un capo accampamento, c'era. Ma i druidi e le druide a loro volta avevano un potere talmente vasto a livello religioso e venivano considerati di una saggezza talmente grande che venivano interpellati anche nelle questioni giuridiche. Ci litighiamo io e Volva, interveniva il druido che dava il consiglio al capo su come, secondo lui, si doveva sbrigliare questa situazione. Gli uomini tenevano conto delle opinioni delle loro donne, tantissimo. Le donne avevano la facoltà di parlare, di decidere. Anche all'interno dei culti vichinghi, dei villaggi vichinghi, la donna in parte aveva ruolo decisionale all'interno del villaggio, cosa che poi vediamo si perde successivamente. È una cosa bella, sì, era una cosa bella, è una cosa che noi abbiamo dovuto riconquistare con il diritto a voto nel 1900, e cioè dopo, cioè parliamo nel periodo del 1900 inoltrato, cioè parliamo dell'altro ieri, il divorzio l'abbiamo ottenuto l'altro ieri, i Celti si potevano divorziare tranquillamente, volendo, i vichinghi se la cepigliavano più mogli o si divorziavano, cioè capite, i romani idem a un certo punto, i greci non ricordo, ma non voglio dire cavolate, ma a un certo punto anche i greci la donna poteva separarsi o l'uomo poteva decidere di separarsi. Nel Norreno non esisteva una casta di questo tipo, anche se c'erano figure sciamaniche sacerdotali. Ecco, questa per esempio è una differenza che c'è con quello celtico. Il mondo celtico si divide, il popolo celtico si divideva in caste e soprattutto la parte sacerdotale era molto presa in considerazione perché era una classe proprio d'élite, un mondo a parte nel quale il povero cristiano mortale comune non capiva niente, non sapeva niente e si affidava, tanto è vero che Logam è il classico alfabeto druidico, l'alfabeto arboreo con il quale i druidi comunicavano tra di loro, era considerato un alfabeto sacro, divino e soprattutto praticavano i loro vaticini e le loro ritualistiche. Non si sa effettivamente se poi praticassero anche sacrifici umani o meno. Sei sicuro quegli animali, come era usanza dell'epoca, non solo per i Celti. Grazie ragazzi, grazie, fate tap tap, condividete, mi raccomando. Però vedete, e molte della ritualistica ci è stata riportata poi dai romani. Ora c'è da prendere anche questo con le pinze, non perché no, i romani fossero cattivi, però i romani ovviamente come tutti i popoli, nel momento che conquistavano un popolo, annetteva il pantheon di quel popolo, tendeva solo un po' a renderli barbari, cioè nel senso che fanno i sacrifici umani, tendeva un po' a negativizzarli, ma non a condannarli del tutto, lasciava una grande libertà di culto. Ciao Mary, ciao tesoro, come stai? Tutto bene? Io stanchissima, mi sono proprio i capelli così.
Quindi ecco che capite, avendo una libertà di culto, si miscelavano. Quindi andare a capire quanto adesso effettivamente, leggendo per esempio il De Bello Gallico, leggendo le varie opere di Cesare, ma non solo di Cesare ovviamente, quanto effettivamente erano reali e quanto un po' gonfiati per renderli un po' più Zulù rispetto a loro, no? Grazie, grazie Sabri, grazie mille. Questa è una cosa importante, però ecco, vedete come si è andato un po' a perdere la figura femminile. La maggior parte della ritualistica o comunque delle divinità erano eterogenee, cioè nel senso erano maschili e femminili, ma le femminili erano considerate un po' di più per la loro capacità appunto di fertilità. Brigid, colei che ha attraversato il velo dei morti, cioè vedete come la triplice dea, come la chiamate più o meno alle stesse capacità, no? Colei che ha attraversato il velo dei morti, colei che traghetta i morti, colei che è madre, colei che è saggezza, colei che rappresenta il raccolto, la fertilità, il creato, rappresenta questo. Ecco, come lo troviamo nei Celti, lo troviamo un po' in varie culture, no? Per quanto riguarda la ritualistica, quello che sappiamo, poi magari ecco, ditemi la vostra. Quello che riguarda ecco, la ritualistica celtica, i Celti avevano come oggetto preminente in tutti i loro rituali il fuoco sacro. Anche Freya, cose sì, per questo vi dicevo, alla fine le divinità sono quelle, cambiano i nomi, cambiano un po' i volti, come dicevi tu, il famoso GDR, no? Però ecco che chi è? Edinor, hola! Hola, non avevo cercato, pardon, scusatemi. Cambiano un po' le sfaccettature, però più o meno la maggior parte sono quelli. Poi è passato molto Ecate, soprattutto in Italia, perché Ecate, Diana, Iside sono quelle più venerate, nel sud italico, ma non solo nel sud Italia, ma un po' in generale in tutta Italia, proprio con grazie. A cosa? Ai conquistatori che sono arrivati in Italia. I Celti sono arrivati anche in Italia, ecco perché il culto celtico è anche molto diffuso ancora oggi in Italia, si è miscelata poi con la magia popolare. Grazie, grazie mille. Grazie. Ed è normale, poi ovviamente c'è la magia popolare che varia da regione a regione. Domani vi aspetto infatti su Volta alla Carta che parleremo anche di una figura consigliata da un infame di infamili che è Agnese, no, scusatemi, che è Isa, pardon, e vedremo una figura molto particolare del folklore. E appunto vi dicevo, è andata poi diciamo, a modificarsi. Però ecco, la maggior parte era il fuoco sacro, il fuoco inteso sotto varie sfaccettature, il fuoco come purificatore, il fuoco inteso come colui che può eliminare il distruttore, ma anche colui che apre la via verso il divino. Ah, sì, Sabri, adesso vi spiego anche questa cosa del merchandising. Ne approfitto che siamo in live, ragazzi, per darvi la prima chicca, una delle tante che stanno per uscire, che è appunto arrivato il merchandising del programma Volta la Carta su YouTube. Quello fatto in collaborazione col grandissimo, gentilissimo Vox, che vi invito a seguire su YouTube. Vi ho messo i link su YouTube, ma anche su Instagram e Facebook. Lo ritroverete anche qui su TikTok. Basterà prenderlo, copiarlo, incollarlo sulla barra di ricerca se lo prendete qui da TikTok, altrimenti su YouTube, se andate sotto i miei video, da adesso in poi troverete l'aggiunta anche del merchandising di Volta alla Carta. Ci troverete, ragazzi, di tutto: magliette, uomo, donna, bambino. Ci trovate tazze, borse, borracce, spillette. Che cosa c'erano? Le calamite, ragazzi, c'è veramente di tutto. Ci sono almeno 300 tipi di prodotti diversi. Quindi mi raccomando, andate, sbizzarritevi, andate a comprare, andate a vedere, diteci che cosa ne pensate con il marchio di Volta alla Carta. Quindi diventate un team
insieme a noi con il marchio Volta la Carta. Magari se comprate mandateci anche le foto per dimostrare che siete anche voi team Volta la Carta e seguite anche Vox, mi raccomando. Poi arriveranno anche altre chicche sempre a livello di merchandising e di diciamo editoria, uno che riguarda principalmente il mio canale, ma anche su questo devo ringraziare Vox che mi ha aiutato con una santa pazienza, che riguarda appunto il tema esoterico e quello che è appunto il mio canale. Quindi non vi dico altro, però rimanete sintonizzati perché sono sicura che per chi mi segue da tanto e un paio di persone che io conosco bene come le mie moderatrici, questa cosa piacerà tantissimo. Allora, trovate i link sotto i miei video sul canale YouTube. Li metterò anche qui nella bio di ogni mio video, solo con la differenza che qui dovete praticamente copiarlo e incollarlo nella barra di ricerca se lo prendete da TikTok, mentre su Instagram e su YouTube, Instagram e Facebook e su YouTube potete tranquillamente andare nella bio dei miei video o dei post, cliccate, trovate oltre gli hashtag, trovate ecco anche il link al merchandising. Ogni tanto cercheremo di spammarli anche nelle live di YouTube, così sarà più facile se ci seguite anche lì, però ecco, stiamo cercando di renderlo il più accessibile possibile. Purtroppo TikTok non mi permette di mettere più di un sito web, quindi io ho il Linktree che vi riporta i miei canali e non posso mettere quest'altro link, quindi sono costretta a mettervelo al momento all'interno ecco dei video, sotto i miei video, solo che da TikTok, ripeto, dovete copiarlo e incollarlo nella barra di ricerca e vi rimanda al merchandising. Se vi trovate più comodi, ecco, seguiteci su YouTube sia me che Vox, seguiteci sia me che Vox su Instagram e Facebook, ci trovate con gli stessi login e gli stessi nomi, e da lì basta che andate nelle bio dei canali, dei post e trovate il link direttamente sul quale cliccare, è molto più facile, e vi ritrovate all'interno del merchandising. Ovviamente ringrazio Vox per l'opportunità e per aver creato insieme a me questo merchandising molto molto interessante. Io spero che presto si potrà realizzare anche un mio altro sogno, che è appunto uno shop online di esoterismo, ma staremo a vedere se ci riuscirò. Ben venga, però preparatevi che a breve uscirà un'altra chicca che però è inerente proprio al mio canale, che vi piacerà tantissimo. Ragazzi, ci siamo fatti così per farlo, però uno, si realizza un mio grande sogno, e due, sarà una cosa che sicuramente vi piacerà tantissimo, e poi mi farete sapere ovviamente, poi vi spiegherò nei dettagli come sto facendo ora con il merchandising di Volta la Carta. Ragazzi, la grafica è bellissima, mi raccomando, andate sul merchandising, andate a vedere, a comprare, vi ripeto, se acquistate mandateci le foto che siete un team Volta la Carta anche voi. Ci sono tante cose in arrivo, ragazzi, piano piano stiamo lavorando un po' su tutto. grazie Edinorog, grazie mille. Quindi ditemi se ho spiegato bene, se volete altre informazioni, e intanto stiamo un altro po' insieme. La mamma mia, fa un caldo esagerato, mi sento morire. Ah, cioè fa più di 30 gradi, raga, non si può. Sì. Dove posso fare un caffè? Ergio. Se posso te do la macchinetta mia, la fai. Qui c'ho il calderone. Grazie, che meraviglia! Grazie mille! Grazie, ragazzi. Io sono stracontenta che stanno piano piano arrivando tutte queste novità. Ho la nuova intro del canale che presto vedrete, ragazzi. E poi arriverà la postazione nuova, ve lo prometto. Datemi solo il tempo a settembre di sistemarmi e arriveranno anche altre novità. A Torino siamo sotto i 20. Io vi invidio. Io vi sto invidiando, io sto studiando anche l'acqua del battesimo. Cioè, non si può così. Beato te. Guarda, io fine poco fa dicevo no perché il nord piove sempre in inverno, che noia, però nell'estate vi invidio. Meglio 30 che 44. No, ti capisco. Cioè, io l'altra volta stavo collassando, siamo arrivati a 40 gradi. Da noi ha piovuto e c'è fresco, che bellezza. Cioè, raga, c'è il ventilatore a 3 cm di distanza. Mi giuro, sento aria calda.
Come fai? Io mi collasso, ragazzi, sto col Supradin, il Polase, io in estate muoio, cioè dovrei spegnere e dire ragazzi ci vediamo a ottobre direttamente. Ero quasi collassato al lavoro, ma ti credo, cioè l'unica cosa bisogna portarsi caramelle zuccherate dietro che se si abbassa la pressione è l'unica soluzione, ragazzi, cioè non si può. Io pure, io l'anno scorso al lavoro mi sono vista avvilita. Quest'anno è il primo anno che il periodo estivo non lavoro, meno male, ma io l'anno scorso per 2 anni di fila soprattutto mi sono vista male, perché fin quando lavoro nello stesso posto però c'è l'aria condizionata, ok, quando lavori che devi uscire devi andare a raggiungere più posti diversi, soprattutto a piedi era il collasso. Caramelle mi sono... No, e non esagero, ho bevuto 10 litri di roba, ma per forza. Bisogna bere tanto, sì, ragazzi, bere tanto, chi può prendersi gli integratori, perché, mamma mia, manca ottobre, stiamo andando a fine estate e dicembre quasi. Ma la cosa bella, sai qual è? Che prima le stagioni arrivavano in maniera graduale. Adesso passi, almeno da noi qui, fa passi da 20 gradi, che stai con la magliettina, stai con la giacchetta, a 40, boh, de botto, così, senza senso. Gli elettroliti non devono abbassarsi, esatto, brava. Qua a dicembre si sta bene, mamma mia, a dicembre. Ma io sono un paio d'anni che io a dicembre non lo vivo. Cioè io a dicembre non metto maglioni. Al massimo sì, metto qualcosa, però prima indossavo i maglioni proprio uno sopra l'altro. Ah, ragazzi miei, non vi nascondo che a volte anche fare la ritualistica e accendi il fuoco con sto caldo si muore. Io non so la vostra ritualistica come si svolge, ma molto spesso io nella mia, soprattutto quella cerimoniale, accendo i fuochi sacri. E già la fiammella che te va in faccia, dice no, muoio. La chiamavano Franci Frozen, sì, ma io campo solo d'inverno, cioè io in estate mi metterei in stand-by completamente. Cioè, l'altra volta stavo facendo un rituale cerimoniale, quindi non riguardava me personalmente. E stavo accendendo nel mio calderone, quello piccolino che vi ho fatto vedere sempre, avevo acceso il fuoco sacro e poi avevo a fianco il bruciaincensi, questo qui, ve lo faccio vedere, no? Con la candela sotto che emanava il vapore degli oli essenziali, cioè raga, vi giuro, un bagno di sudore, mi tenevo il fuoco in faccia, facevo no, io mi sento male, cioè non si può andare. Sì, farla in estate è pesante, sì, ma anche la meditazione lo trovo a volte difficoltosa in estate perché, a meno che no, ecco, non accendi l'aria condizionata, l'aria calda ti infastidisce. Mi limito ad una candelina, incenso e musica e poi via, davvero? Ma tu più o meno, ma tu parli di quello inerente solo alle divinità o la ritualistica in generale? Che io ho la ritualistica, chiamiamola così, pratica e la ritualistica cerimoniale. Quella pratica che poi svolgi, dico tutti i giorni, dipende, con rituali di bando, rituali di purificazione, per dire, fare un esempio, no? E c'è tutta una preparazione delle erbe. Mo' ho preparato l'acqua del solstizio di mezza estate, che puntualmente mia mamma si ostina a chiamare l'acqua di San Giovanni, io la affogherei, però sì, gliela faccio passare come l'acqua di San Giovanni, vabbè, tanto è un santo, tu sei contenta. È stata guarda, la cosa più fresca che ho fatto stamattina. Mi son lavata con quello per purificarmi, ma è terribile, mi sento male. Avete domande, ragazzi, sull'occultismo? Massimo! Ciao Massimo! Io ormai sono anni, ragazzi, che pratico, ma in estate non mi abituo mai. È assurdo. La ritualistica cerimoniale legata alle divinità, quella personale è più semplice per me, appunto. Ah, ok, ecco. No, noi invece io per esempio devo studiarmi un po' i vari cristalli, se devo usare i tarocchi oppure no, i vari tipi di lunazione, i vari tipi di candele, che mo ho finito quella in cera d'api, me la devo procurare, tra l'altro, stendiamo un velo pietoso su. Però ecco, sì, ci sono tante cose. Utilizziamo tanti elementi, non so te, però per esempio le erbe tantissimo, poi dipende dal tipo di rituale che fai, il limone ad esempio, cioè veramente usiamo tante tante cose per un singolo rituale. Grazie! Ma Massimo, ti avevo ringraziato, scusate, ma cioè già sul rincoglioni dal mio, ma il caldo mi sta finendo di abbattere. Dai, che fino alle 7, 7 qualcosa stiamo insieme. Poi dopo mi tocca scappare.
Poi ci vediamo ovviamente anche domani, ragazzi, sia con Volta alla Carta alle 6 che su YouTube e sia qui con la Larghi Tarocchi. Non ci fa caso Massimo, è che sto veramente collassando, in questo momento mi mettere un ghiacciolo in fronte, così per riprendermi, che non so se si vede, ma sto proprio, mamma mia, c'ho una faccia, sto in live con una faccia oggi, non ho avuto manco il tempo di cambiarmi. Sì, domani alle 3 live di Tarocchi. Siamo dalle 3 alle 4 e mezza insieme e poi alle 6 su YouTube con Volta la Carta. Perché poi facciamo live oggi e domani. Infatti, perciò ho recuperato anche oggi la live di Tarocchi, in modo tale perché poi gli altri giorni non ci sto, sto un po' impegnata. Sono tornato da poco dal cantiere. Com'è andata? Immagino che sarà distrutto. Buona la carne, ragazzi, io non potrei mai essere vegetariana. Mangio tanti legumi, mangio tanta verdura, sì, ma la carne proprio non riesco a farne a meno, è una dipendenza. Mamma mia, ma poi dicono che col caldo passa la fame, ma chi? Cioè, a me non passa sta fame. Se mangio di meno in estate si mangia di meno dove? Sono abituato, mamma mia, non ti invidio. Io una volta, veramente, non mi potrò mai dimenticare. Facevo assistenza a una persona anziana. Questa persona praticamente aveva il vizio, soffriva di Alzheimer e demenza senile insieme, quindi vi lascio immaginare il connubio. E aveva preso il vizio che doveva stare sempre per strada, sempre. Quella giornata, quindi noi che stavamo 3 ore insieme, 3 ore e mezzo alla strada. Ora voi immaginate il periodo del 15 agosto sotto la calandra a 40 gradi, con questa a camminare 3 ore sotto al sole. Ma passi! Un giorno non trovo questa signora, le figlie mi dicono che lei è scesa, cioè anche voi che la lasciate scendere, però vabbè. Io la vado a cercare perché giustamente in quella 3 ore era responsabilità mia se succedeva qualcosa, raga. Io 3 ore non sono riuscita a trovarla da nessuna parte, mi sono fatta i chilometri a piedi. Io mi rifugiai in chiesa perché era l'unico luogo fresco che trovavo. Cioè mi stessi, dissi, secondo me adesso muoio. Muoio, collasso qua, raga, 14 agosto, 15 agosto qua a 40 gradi. Che ho postato su Telegram, gruppo musicale, eccetera, loro accaniti vegani. Come fanno? Cioè io li invidio in realtà, però non ce la faccio a sta senza carne. Orazio! Ciao tesoro! Come stai? Io sto cercando di non collassare in diretta live. Tu come stai? Stiamo parlando un po' di celtismo, di paganesimo in generale, ritualistica, divinità in generale. Volva mi stava raccontando un po' del suo e stavo tra l'altro anche sfatando un po' le cavolate che sento in giro su TikTok. Ragazze, cioè, ad esempio oggi vi ho portato, avevo cercato di portarvi il video sulla croce celtica, perché purtroppo mi è giunta alle orecchie che la croce, cioè, perla della giornata, che addirittura la croce celtica è cristiana adottata dai pagani, dai celti, cioè che già qui c'è un lasso di, c'è una differenza storica che non mi torna. Uno. Numero due, in realtà non è così, la croce celtica nasce come pagana e poi è stata acquisita anche successivamente sia dai cristiani a livello religioso sia a livello politico, ha delle sfaccettature. Sì, Albi, ho sentito anche quello, ed era quello che oggi cercavo di spiegare nel video che TikTok ovviamente mi ha sminchiato, è normale. La celtica lo dice il nome stesso, appunto, cioè come fai a dire è cristiana, però poi l'hanno presa i celtiche, anche a livello storico c'è qual quadra che non cosa, però va bene, ma in realtà la croce celtica ha tutt'altro significato, a parte che rappresenta l'abbraccio del cosmo e non solo, rappresenta l'infinito, ha significati astrologici, ma rappresenta appunto anche le quattro stagioni e i quattro punti cardinali, cioè cose assurde. Bello, bravo a Orazio Ariso, vieni, vieni, vieni qui, qui. Ciao. Che ti alzo, alzo la voce che sennò non ti sento. Ciao! Ciao, come stai? Tutto bene, aspetta, abbasso anche la voce. Qui puntualmente ho su Perfetto. sforda. Dove sento? Ok. Sto morendo in live, Orazio. Sto collassando in live, devo andare a fare una doccia, raga. Ma non c'hai il clima? No, è rotto. Io ce l'ho per bellezza, c'ho solo la parte avanti decorativa, poi non funziona. Quindi sto praticamente con il ventilatore che mi getta aria calda. Mamma mia, per carità, noi c'ho il clima. Te faccio vedere, ce l'ho qua, azzeccato a 3 centimetri da me, non so se riuscite a vederlo, il mio bambino.
Ma è praticamente a 3 centimetri da me, non lo sento, raga, mi sento male. Ma quanti gradi ci stanno lì? Ma più dei 30 sicuramente. Oggi qui ha rinfrescato. 30-35. Oggi qui ha rinfrescato, per No, fortuna. stamattina pure da me, stamattina sono scesa che faceva caldo, però c'era quel piacevole venticello fresco, quindi non lo avvertivi. Invece mo, sta proprio. Sono andata a abbassare anche la Dormire la tenda perché notte. camera mia è in forma. Senza il clima come fai a dormire la notte? Ah, non, infatti non dormo. Non No, vedi ma che sono esaurita? carità, non sia mai. So, in realtà di sera si rinfresca. Che cazzo ho fatto? Non ho capito. Condividi cosa che non ho condiviso un cavolo. Non ho fatto un ciufolo. In realtà la sera rinfresca, però uso comunque il ventilatore e un po', diciamo che fa un po' il suo senso. Ma durante la giornata camera mia diventa un forno. Cioè, è veramente assurda. È insostenibile. Ha fatto lo sistemare, fra. Ma assolutamente, beh, che tra un po' non sarò manco più qui, cambierò location, quindi figurati. E lo capisco che cambi Però, location, nel frattempo sei lì però. Aspetta. beh, cioè, ti giuro, mi devo farmela giusta, ma pure per chi rimane qua che magari vogliono ospitare, no? E non ci sto io, li vuoi mettere in camera mia che fa caldo, cioè tu li fai morire. Madreterra stai in Svizzera, non conta, è fresco sempre. Beata lei. Io Non beata lei. Quasi quasi mi sono trasferisco in in Svizzera. Svizzera anch'io. È la miglior cosa, sai, si vive meglio. Assolutamente. Comunque, la croce celtica quindi non è celtica, quindi si chiama celtica per quale motivo? Per sport, perché poi l'hanno adottata i Celti dopo, cioè anche a livello storico sono arrivati dopo i Celti. Se la memoria non mi inganna, la croce celtica accuccia, Ringo. La croce celtica è quella che ha il cerchio centrale, Sì, giusto? infatti è quella che ho cercato di far vedere oggi nel mio video, che TikTok ovviamente ha pensato bene di mandarmelo a puntini puntini. Dice Volva, ma qua esistono pure le rune celtiche, lascia perdere. Bisogna fare debunking su un mucchio di roba. Sì, vabbè, ma sai quante volte? Le rune celtiche? Sì, perché loro confondono cioè le rune norrene, per loro sono rune celtiche, cioè non si rendono conto che le rune celtiche sono una cosa, yogam sono tutt'altra cosa, tanto vero che se oggi dico alla gente anche qui nel mondo dell'internet che esistono yogam, ti guardano con due punti interrogativi grandi quanto una casa in fronte. Ma in realtà è così, ma diciamo che questo è dovuto anche alla cattiva informazione fatta poi dalle serie TV, dai film, eccetera. Però hanno la convinzione Non è quello, Franci, che sono stupidi. di. Sono proprio stupidi loro di natura. Ah, Lascia. vabbè, questo non avevo Perché se non dubbi. saranno caduti dalla dondola quando erano piccoli, hanno sbattuto la testa e sono Ma rimasti secondo dentro. me, però, il sediolone era in alto 3 metri, cioè hanno fatto una caduta di testa di 3 metri, perché altrimenti non si spiega. Quindi guarda che io avevo persone in live qualche anno fa, stavano dietro a quello che dicevano le serie Madonna. TV sui vampiri, giuro. Ma No. la serie TV, cioè, dicono che, ma è una serie TV, lo fanno per fare scena. Ad Allora, tu cioè qua c'è gente che si spaccia esempio, per capisce personaggi che di. sei tu. No, che si spaccia per personaggi di serie TV. Sì, ma Cioè. Adeterno ha capito a chi Sì, alludo. anche io. Questo ragazzo era un bambino perché seguiva le serie TV. Sì, allora stiamo parlando della stessa persona. Tutto a posto. Abbiamo avuto a Poi che fare con lo stesso all'improvviso disagio. si è messo a parlare di stregoneria, così dal niente, e sono tutti. Ma sai qual è la fregatura dei social? Basta fare dei video che sanno fare dei video convincenti, Sì, vero. loro si sentono chissà chi, il pubblico gli dà un merito, ma È alla fine, vero. nell'atto pratico, non sanno proprio niente, ragazzi. Ma io per questo ci perdo spesso, scusatemi, io faccio come se voi non esistesse in tutto questo. Io per questo a un certo punto ho smesso di guardare, perché mi sono resa conto che se io mi metto a guardare quello che accade sui social, in primis TikTok, cioè il mio fegato parte, ma parte di brutto, raga. E Ma non posso giocarmi il fegato ti dietro a fai il sta tuo, croce.
Ma ti fai il tuo e buonanotte al secchio. Sì, vabbè, ma io ho sentito che una, chi mi conosce da un po' sa, chi mi riferisco, che faceva le passeggiate con Metatron, aveva la ghiandola pineale dietro la testa a forma di, capiscimi, non lo posso dire, organo genitale femminile. Cioè, ti rendi conto che, vabbè, cioè, proprio cose. Andrai, Poi, se... chissà quello che basta che leggi un libro e se crede che sa tutto, se definisce pagano, però poi forse è ateo, però non si capisce se è anche cristiano. Ah, quello che non sopporto, tu sai che No, vabbè, ma io quello l'ho asfaltato una sola volta in live e se n'è andato. Non è venuto più. Qua su tutti lasciamo perdere chi c'è. Sì, no, vabbè, infatti, ragazzi. Cioè, io lotto tantissimo per cercare di fare un po' di divulgazione sana. E a volte vi sprono, no, anche a voi, dire, suggeritemi argomenti di cui magari parlare nelle live, eccetera. Poi facciamo le nostre quattro me la chiacchiere. sai quando fanno ridere? Quando parlano di Yahweh, parlano di Bibbia da un punto di vista letterario, no? Prendono alla lettera quello che c'è scritto nella Bibbia, però non capiscono nemmeno le simbologie di quello che c'è Ma è scritto nella quello Bibbia. il problema, cioè io per esempio, Se tu io sei dico un esoterista, sempre, no, ma io dico. se tu sei un esoterista e vedi una parola, una determinata parola, Te la vai a capisci studiare, no? che... Anche se non la sai. No, a parte quello, tu la leggi in senso letterale, no? Per esempio, la rugiada. Se tu prendi il canto dei canti, ci parla anche di rugiada. Se tu la leggi da Sì. un punto di vista ignorante, dice, vabbè, la rugiada, che fa? Se invece sei uno... L'esoterico dovrebbe sapere anche il Lo significato. sa che cos'è la rugiada. Per esempio, se quando c'è un demone e vedi una stella, capisci che in astrale vedi una stella, capisci che non è una stella che raffigura la stella, ma è l'organo genitale femminile. Esatto, Per bravo, non stavo per esempio, dirlo io. la cosa più assurda è che parlano di Bibbia professandosi occultisti, sapienti. Però tu che leggi la Bibbia da una mente occulta, che hai una mente occulta, una preparazione di occultismo, dovresti saperlo interpretare almeno un po'. Se invece Brava, prendi come dice l'ateo... Volva. Volva dice in astrale sono tutte allegorie. E il problema è che se tu non sai, Come le non letture capisci. akashiche. Le letture akashiche, per esempio, le letture delle memorie, la devi andare a interpretare la lettura. Ma devi conoscere le varie simbologie che ti si presentano nelle letture akashiche. Qui invece nella lettura akashica quello che vedono è... Già, ma fan, per favore, sì, non. Poi dice io mi incazzo, perdonami. Dicevo, il problema è che se non sai i significati, cioè, se tu mi vieni, poi dimmi se ho torto io, no, Orazio. Allora, se io mi definisco pagana, però poi dico, io faccio rituali solo quando ne ho bisogno, tanto figurati se le divinità stanno là a pensare a me, calcolano a me, scusami, perdonami. Ma mi stanno crollando un attimo le basi del paganesimo o mi sbaglio? Perché se tu mi dici che credi anche nella reincarnazione, che le divinità sono lì per aiutarci, però poi dici no, le divinità stanno là, figurati se cagano a noi, oppure io le chiamo solo quando mi servono, altrimenti loro stanno là. Cioè, ma seriamente stiamo a fare? Cioè. Ma in che senso che stanno là, che pensano È a che loro? loro sono in un posto dell'universo talmente lontano che sono energie talmente potenti che figurati se si mettono a pensare a noi esseri umani qua sulla Terra. Scusami. Sai qual è la verità? È che questa persona, lei o lui o chi che sia, in verità non le sa evocare e quindi per Ma non sa questo... proprio, cioè, secondo me, si è letto un libro in croce e quindi ora sa tutto, Per capito? esempio, no? I satanisti che dicono che hanno il demone guardiano, io l'ho praticato, il satanismo, sono cazzate di quelle stratosferiche, perché il demone, se non lo sottometti, ti divora. Vero, Ti vero. divora. Qui invece c'è Non è facile lavorare. No, ma qua c'è gente che ha rapporti con Lilith. Io ho conosciuto gente che facevano io sono Lilith, tu non puoi capire, io sono Lilith, Ma facevano tutti quella, la quella è... TSO. Ma sai qual è la cosa? Che quella persona in verità non è in malafede,
quella persona veramente pensa di essere Lilith, siccome ha evocato e gli stanno divorando la psiche, portandola alla pazzia. Perché una mente sana, Io ragazzi, non riesco a capire, cioè mi credi? Io quando mi loro capitano pensano queste cose, io che non è un riesco a demone. capire. Perché No, loro come pensano dici che tu, il no? demone sia amico. Loro Non è lo così. evocano pensando che, illudendosi che sia amico, e poi gli fanno dire queste sciocchezze, che sono Lilith, che sono figlio di quello, che te ne vai a passeggiare nel Com'è regno. Catron? Vabbè, la poi Capisci? estendiamo. Poi Loro non si magari. rendono conto che Poi la cosa fa divinità. il demone? Il demone ti pompa di egoità. Ti dice tu sei l'unico, tu sei bravo. Tu sei speciale, questo che fa aumenta il tuo ego. E se aumenta il tuo ego, noi abbiamo un ego negativo, quindi perché noi siamo importanti e speciali superiori agli altri, allora ci allontaneremo dalla figura divina. No, ma è Questo che così, ti cioè, dico. io quello che vorrei far capire loro, le divinità in sé non sono cattive, ma quando si opera con determinate cose che riguarda anche il lato oscuro nostro, ok, personale, e non lo sai dominare, non impari a dominare quella cosa, a lavorarci su, ma tu ci ristagni dentro, cioè ci affoghi, non so se rendo l'idea della cosa, il problema è che molti di loro non lo capiscono. Ma se tu guardi, soprattutto i satanisti, sono tutti persi. Ma sono tutti più che altri montati di testa, cioè io li vedo proprio montati di Cattivi, testa. incattiviti. Sì. Cioè, Mamma mia, per carità. la prima cosa tu lo capisci perché la prima cosa è che si scagliano contro la religione cristiana, sempre, se, a Però prescindere. loro non credono in Yahweh. E poi non credono in Dio, cioè per loro è Satana, cioè Satana, Lucifero in sé per sé è la divinità, è l'unico, appunto. Poi tutto gira intorno a questa cosa. Non esiste l'evoluzione all'interno di un percorso iniziatico. Cioè proprio loro stanno così, tipo una che conoscevo io, che poi ti parlai, non so se ti ricordo un po' suo fenomeno, che faceva fatture a destra e a manca, che per lei era normale, che le streghe erano cattive e quindi era giusto che facevano le fatture. Io dicevo, ma tu di cosa fumi durante la Oddio, giornata? questa Non ce cosa, l'ho questa non la mai. sapevo. Ah no, guarda, disse certe cose in una live. Che io dissi no, vabbè, meglio che me ne vado perché penso che se lo, se ce l'avevo più vicina in un occhio la centravo sicuro. Sì, perché praticamente era normale che gli inquisitori agivano in quel modo perché poi le streghe di natura nascono cattive, quindi è normale che fanno le fatture alla gente, che fanno questo. Ma la Chiesa ha dato la caccia alle streghe perché le streghe avevano potere. Ma questo ti fa capire, cioè, se tu mi basi Ma l'esoterismo sulla fattura, non c'è capito. anche i maghi davano la caccia, davano la caccia anche di libri. Hanno rubato alle streghe i grimoni, i Sì, libri sì, sì. salomonici, hanno rubato tutto, ragazzi, perché volevano il potere. Ma noi siamo speciali già perché esistiamo, non occorre pensarci. Appunto, infatti. Ciao Thomas! Ma molti non capiscono che anche noi abbiamo del divino dentro di noi, voglio dire, tutto è sacro, cioè io dico, noi siamo un tempio che ci dobbiamo rispettare, ma il problema, io questo lo noto con i pagani, ma lo noto a volte anche con i cristiani, come dicevi tu, il non saper interpretare i testi. Cioè, anche la Bibbia, va, secondo me, va interpretata a livello esoterico, cioè c'è uno studio dietro. Poi lascia che vuoi dire a livello storico è attendibile, non è attendibile, l'ha scritto l'uomo, non l'ha scritto l'uomo, là c'è un'altra cosa, ma va Ma la effettivamente Bibbia è stata interpretata. scritta per l'uomo, per gli abitanti di questo pianeta. La Sì, cioè Bibbia quella è di ti noi. parla di Adam, con l'evoluzione che deve intraprendere Adam, ma non è che la Bibbia è soltanto per noi, che vuol dire che c'è un enorme punto interrogativo. Che ci sia un'altra civiltà intelligente come noi o più avanzata di noi, o magari meno intelligente di noi, e che abbia anche loro un loro testo sacro, antico come la Bibbia. Ma la Bibbia parla dell'evoluzione dell'essere umano, Ma parla se tu di. ci fai caso, se leggi Cronache di Akasha, oltre alle tavole smeraldine che tu conosci, cioè più o meno parlano, cioè l'evoluzione umana e l'evoluzione dell'anima, cioè viene portato anche nelle Cronache di Akasha, per esempio. Però se tu non lo interpreti bene e non lo leggi in maniera approfondita, ma ti soffermi solo alla superficie, non ci capisci niente.
A me sta Akasha mi ha rotto un po' le scatole, queste lettrici di Akasha mi hanno rotto le No, è scatole. un libro che parla appunto di evoluzione Perché questa animica. storia dei decreti che devi fare un corso, senti, io sono un iniziato, io Mamma chiamo la mia. madre, mi faccio un'iniziazione e se la madre celeste acconsente, vado. Io sono entrato in Akasha con la iniziazione fatta da me, non Lascia ho che magari pagato niente. posso, puoi dire per correttezza se lo fa una persona, dici te lo faccio, cioè capito che voglio dire, ma non penso che, cioè una volta che ti dai il consenso a farlo, non è che tu te metti fa i registri Akasha a chi no che passa, perché così ti viene Ma in guarda, testa. io non ho bisogno di consenso, è una cavolata di No, quelle. intendo dire, solitamente se qualcuno viene da te è perché sa che tu, per esempio, hai quell'abilità, diciamo così, fai quella cosa, quindi il consenso è già implicito, se non ce vengo da te, no? Voglio dire, quindi sta storia del consenso, non lo so quanto. Ma anche per la cartomanzia ci dovrebbe essere il consenso. E certo. Ah, ma non lo Quindi non conoscevo posso, proprio quindi questo. se ti viene la fidanzata che vuole sapere del fidanzato se le fa le corna, la fidanzata deve chiamare il fidanzato e gli deve dire: ehi, mi dai il consenso di fare una lettura di cartomanzia se tu mi tradisci o no? Arriva il ragazzo: no, non ti do il consenso e quindi non possiamo lavorare, non possiamo fare cartomanzia. Cioè, vi rendete conto? No, io per esempio Volva sui corsi sono Perché è libero arbitrio, forte. capito? Perché è libero arbitrio? Perché poi arrivano i guardiani. E ti cacciano, quindi non puoi fare nemmeno la cartomanzia. A me mi risulta sta cosa. Poi, Sono anni che lavoro, pensavo mi avrebbero dovuto aspetta, però c'è una convincerci. cosa, c'è una clausola nel contratto, perché è come se fosse un contratto. Oh, carina! Se è un registro comune, allora tu lo puoi andare a leggere. Lì Ah, non tipo c'è i registri comunali? sì, lì non c'è il libero arbitrio, capito? Quindi Ma anche che se cosa vedi sta chi era leggendo? quella persona Ma che nella se... vita Io vorrei capire la passata. gente che si fuma per arrivare a fastidiazione a me. Cioè, capite che c'è cose un po' strane, diciamo, ma cioè, se io ho bisogno del permesso di quella Sai, persona. allora quando fanno queste cose, sai che mi viene in mente, non so se hai mai visto il film, ma è vecchio, La storia infinita. Quando ci sono Atreio con i due portali che se non passa in tempo si aprono gli occhi delle statue e lo fulminano. Cioè, quando raccontano queste cose il consenso, no? Perché altrimenti i guardiani, cioè, io mi immagino sempre quella scena di Orazio che corre al di là perché altrimenti si aprono gli occhi dei guardiani e lo fulminano. Io non ho idea. Ma lascia stare, io che c'è un'entità durante la lettura di luce o di fuoco, questo sì è vero. Ma Ma non è che questo ti sì. Ma dicono, ma non è che ti dicono no, non puoi farlo. Cioè, non è libera. io quello quando mi è capitato di parlare qui in live, mi pare anche in un video, non so se l'ho portato in video, ma sicuro ne ho parlato in live, ho accennato in live delle letture akashiche. Io l'unica cosa che ho detto sempre a loro è valutate bene se non lo sapete fare, ovviamente, valutate bene la persona a cui vi affidate, cioè assicuratevi che siano persone serie, affidabili, che insomma, sul quale potete effettivamente fare conto nel momento che fate una lettura, vi fate fare una lettura, cioè non andate dal primo che passa. Ma la cosa del consenso non so quanto effettivamente, ecco, io non ho mai praticato di per me. Ho solo studiato, non ho mai praticato di per me la lettura akashica, quindi però effettivamente mi affido più a te che a qualcun altro che mi dice queste cose. Ah, te l'ho fatta anche a te una lettura, mi pare, sì. A Sì, te l'ho fatta a te una lettura. me sì, no, dico io non le, cioè, non le pratico, cioè non è che le faccio agli altri, quindi mi affido, però sta cosa del consenso mi ha sempre puzzato, sinceramente, però dicevo, boh. L'avevo letto anche un libro che però non vi ho consigliato perché, raga, non mi ha convinto tantissimo. Cioè, parlava sì dei registri akashici cosa sono, però anche lì mi parlava di consenso. E non lo so, mi puzzava un po' di boh, scritto tanto per commercializzarci su. Un'altra però mi ha detto che l'ho fatta Morgana su Avalon. No, raga, questa sono gente che effettivamente si truffano e No, basta. vabbè, raga, a parte gli scherzi su Akasha, in Akasha si vedono tante cose assurde, che Perché devo sembrano ridere? comunque, ma è vero, ma o posso avere il coraggio di dare questa lettura a
al cliente di questa cosa che vedo, poi io agisco sempre in buona fede, ho visto quello, se mi mandi a quel paese ti capisco, ma la cliente mi dà conferma, sì, è come dici tu, perché dedito alla matematica, alla geometria, cioè No, perché cose non è facile fare una, che in io realtà non fare una sapevo proposta, di non è quella facile. persona, cosa che non sapevo di quella persona, le ritrovo nella sua vita passata. E quindi quando la cliente sente l'audio, la lettura, dice sì, è vero, cioè ci sono tante cose che si incastrano. Certo, non è che può sapere la cliente chi era nella vita passata, glielo devo dire io, No, però sapevo è tante bravo, cose. cioè, capito, la bravura sta in quello, voglio dire. Cioè, Quirina Cosmica, che... Vabbè, ma quella che passeggia con No, Metatron. Quirina Cosmica, non posso dire la lettura per la privacy. Ma gli ho fatto una lettura che io pianto durante la sua lettura. Io concordo perché anche quando l'ha fatta a me, io ho avuto brividi perché ho avuto le risposte che tra l'altro poi cercavo di alcune cose che io vedevo in meditazione. Quindi, cioè, capite? Se, per questo io vi dicevo, fatelo in maniera seria, andate da Orazio. Se avete bisogno, Io a andate da Orazio. Ferina Cosmica gli ho fatto una lettura, guarda che ho pianto, ma adesso sai cosa faccio? Ovviamente non dirò i nomi. Ma scriverò un libro sulle letture akashiche. Oh, guarda, se, a parte se mi scrivi, allora, se a parte sulle letture Akash, ma proprio di Akasha in generale, io lo compro, sulla prima. Perché cerco un libro serio, raga, su queste cose. Ma sai qual è la Perché. mia pecca? Che io non scrivo mai i miei studi. Io non li scrivo mai, non mi viene mai di scriverlo in un libro. Non so Però perché. secondo me su certe cose, non tanto per una questione economica, però ecco, proprio per magari diffondere qualcosa, quella perla che vale effettivamente la pena acquistare tra un mondo dei cazzari che quando scrivono. Quindi già siamo in tre che te compriamo ora. Siamo io, Felina, Madreterra, Sabrina, ecco. Ok, Ecco. compratemi, compratemi. Comunque davvero, Aiutami. raga, a parte l'attimo pubblicità, se avete bisogno, Orazio è bravissimo, ve lo posso garantire. Io non pratico, cioè l'ho studiato per studiare cose Akash, però non l'ho praticato, non mi è ancora capitato di. Però ecco, se avete bisogno, Orazio, assolutamente andate da lui, raga, è bravissimo. Pure io lo compro, vedi quanti di noi ci siamo che te compriamo, scrivi, scrivi. No, anche perché mi capita a volte di comprare testi che poi vedete che non vi consiglio, perché magari mi puzza un po' l'ho Ma scritto tanto per. il giardino oscuro dell'Eden, il lato oscuro dell'Eden, l'hai letto? Sì. È bello? Sì, io ti adoro. Io, ogni volta che mi consigli i tuoi libri, vado sul sito, non leggo manco, dico, è questo perfetto, andiamo. Perché infatti ho comprato anche quello là, adesso ce l'ho nei borsoni per settembre, li ho posati, che me li porto con me a settembre, quello sulla gematria e Gematria. sui 72 nomi di Dio. Ah, bene, bene. Li ho comprati tutti e due. Però sto finendo i chakra, ho letto quello e ho detto ok, fermati un attimo, Che perché poi fai? sto preparando i borsoni e quindi ho detto, più che altro era partita con mettili, vedi se ce la fai con gli organizzatori e tutto lo spazio, ed è finita con mi sono fatta un Q così e ho detto non li caccio più, penso fino a settembre, va bene No, così. vabbè, ma la gematria non ti serve subito. I Ok. 72 nomi di Dio, devi fare l'iniziazione per iniziare, Lo secondo so, lo so. Poi piano piano arriverò anche. Se serve una casa editrice, consiglio io. Poi dipende dove sta. Però c'ho visto la tua wish list prima. La mia wish. Ah, quella di Amazon? Sì, vabbè, su Amazon. Scusate, ci trovate pure lo stendino. Perché mi ero dimenticata che era pubblica. Che io l'avevo messa pubblica perché se loro volevano prendere qualcosa per me o comunque prendere un qualcosa sul quale parlarne. Io mi ero dimenticata di questa cosa, quindi dovendo trasferirmi, io siccome sono Dori mi ero messa tipo lo stendino e lo ferro da stiro per ricordarmi che quando andavo era una delle cose che dovevo vedere. Quindi loro, quando sono entrati, secondo me hanno visto stendini, bicchieri, mi hanno detto, ma questa è impazzita. Non so cosa sia, ma vabbè. Gli stendipanni, è Ah, presente? ok. Quindi mi ero messa lo stendipanni, mi ero messa il ferro da stiro, perché ho detto io così quando vado lì già so che mi devo comprare queste cose. Però mi ero dimenticata che era una lista pubblica, quindi chi mi seguiva sui social entrava e vedeva. Quindi tra le varie cose, secondo me di esoterismo, si è trovato da un lato lo stendipanni, dall'altro il secchio.
Quindi quando, giustamente non mi ricordo chi di loro mi ha fatto notare questa cosa, ho fatto, ragazzi scusate, io me l'ho dimenticata, ignoratemi, vedete solo le cose esoteriche nel caso, cioè fate caso, poi le devo andare a togliere, sì, io sono proprio un genio. Ti dobbiamo contattare su Instagram per le letture o qui su TikTok, ti chiede Volva a Ma Orazio. su Instagram trovi anche il mio numero di cellulare. Quindi ragazzi andate. E seguitelo e contattatelo. Dori, sì, no, vabbè, ma io sto proprio arrivando a dei Ma io livelli. sai chi la voglio fare la lettura di Akasha? Ma chi? Allora, prima gli ho fatto un legamento d'amore, adesso gli voglio fare la lettura di Akasha. No, dopo mi Indovina. devi raccontare. A chi? Indovina, dai, chi la faccio la lettura akashica? L'ho Tuo fatto love? al mio amato timido ateo, ti ricordi Ah, io quando pensavo, ah, no, oddio, allora qua lo puoi dire anche in pubblico, allora. dissi che gli facevo il legamento? Beh, adesso gli Ce faccio l'hai una lettura fatta? akashica. Bene, Non adesso c'è guarda. bisogno di legarlo, lui mi ama già, Ma che tranquilla. lo ti amo, che c'è? E non c'è bisogno di legamento, gli faccio una lettura akashica al timido ateo. Vediamo chi era nella sua vita passata, un obiettore di coscienza, si può Sicuramente, un dire. po' un disgraziato. No, scherzo, ovviamente. Ma Esatto, lo amo già. Ma lo so che tu mi tradisci con immagini che era un Orazio. prete? Ti immagini che era un Ma tu prete? ti immagini, no, raga, davvero, questa cosa nel caso la possiamo dire pubblicamente, abbiamo il consenso di Ergia. Io ho visto la Davvero? mia matrice del destino, bellissimo. È stato amore a prima vista con Orazio, non lo so che tu mi tradisci con lui. Dai, E che vuoi? fatela fare Ergia. E beh, a parte che dopo ti devo chiedere un favore, Orazio, in privato, eh. Nella vita passata avevo il codice della strega dell'amore, nella matrice. Ok, sto capendo, scusate ragazzi, sto un attimo collassando. Il timido era un inquisitore nella vita passata. No, io, no, raga, la beffa sarebbe proprio se era un sacerdote. Magari un francescano, un eremita. Credo che crea assuefazione a Risto. È vero, vero. Ma già che Orazio mi sopporta, poveretto, Orazio. Non è che ti sopporto. Cioè, non è che sei una ragazza. Cioè, a me fa piacere quando mi scrivi, ecco. Io tutte le mattine, allora se non c'è lui che mi scrive, sono io che inizio a mandargli mille mila cuoricini, la prima mattina. Ma con le mattine magari dimentico, no? Tra le tante cose che faccio. Di solito sono sempre io la mattina, no? Perché mi Vero. sveglio prima, io già appena sorge il sole, io già sono Perché io sveglio. mo diciamo che i nipotini arrivano più tardi, quindi rispetto all'inverno mi sveglio quell'ora più tardi, capirai, no? E quindi mi arriva il suo buongiorno, però è quella cosa che io mi accorgo, se dopo un tot non mi arriva il suo buongiorno faccio no, c'è qualcosa che non va. Quindi inizio a mandare cuoricini, poveretto, povero Orazio. Lui è Ergia. Vabbè, il mio compagno, vabbè, a prescindere, lui è già abituato, è più che normale. Morazio, poveretto. Magari si era stancato della fede. Può essere, povero, povero Ergia. Credo che. Ok, questo l'ho letto. Questo, comunque, raga, davvero. A parte che dopo devo chiedere a Orazio una cosa in privato su questa cosa dei registri akashici. Ormai se ne scrivono. Se scriviamo con Franci, se proprio. Eh sì, sei capito perché. Io poi entro nella mia routine dei rapporti con le persone, quindi se io so che poi a un certo punto rifletto anche, però istintivamente sarà il mio segno zodiacale, non lo so, io parto che mi dai sempre 100, se all'improvviso mi viene 80 c'è qualcosa che non va, però non è che penso c'ha da fare, no, è successo qualcosa, cioè io parto proprio È così. tragica lei. Sì, io panico, è morto. È successo qualcosa. Diciamo che adesso sto imparando un po' nel mio percorso anche a non essere, cioè a migliorarmi, a razionalizzare rispetto a quello che è il mio primo istinto. Tragica, Franci, mamma Sì, mia. cioè mi rendo conto da me spavento da solo, cioè, oh, Francia, ma pensa che magari sta a fare un cazzo suo, ma chiunque, non solo tuo, già chiunque. Cioè, questo lo faccio pure con il mio compagno, lui ormai si è abituato. Però, cioè, capito, io parto subito che. Cioè, che è successo? Non ti ho sentito per 3 ore. Che hai passato? Cioè, poi dopo, adesso sto imparando a dire, no, Vabbè, vabbè, cioè, ognuno la con i pensa propri così. difetti, ognuno con i propri difetti. Io, per esempio,
Sono sbadato, raga. Io mi trovavo a seguire il fidanzato di Franci e manco lo sapevo. Come l'ha detto, poi ragazzi, poi ci sarà un annuncio, forse ci sarà un annuncio un giorno, poi vedremo. No, perché Dai, loro lo diciamo, sanno, io parlo ma questo e non parlo. non è il Ah? fidanzato di Franci, pensavo. Ma è lui. Cioè, ci Si sono seguiamo. aperto conosciuta effettivamente. Non Che spoileriamo, non peccato. spoileriamo, Razio. Poi dirò. Diamo. Poi dirò. Aperto. No, a Niente parte che loro spoiler. sanno che io raramente parlo della mia vita privata. E meno male, perché l'ultima volta se spoileravo la mia vita privata faceva una figura di merda assurda. Io forse so. Cioè, davvero. Vabbè, nel caso non vi dico niente di nuovo. Nel caso fate finta e sorprendetevi, va bene? Ah! Che mi nascondi, oh, La faceva lui, tesoro, non tu, ma io ti amo, madre terra, tu sei la mia, veramente, ma io sono circondata da tante belle persone. Sì, ma da terra mi segue da tantissimo tempo, è sempre stata dolcissima. No, ma devo dire la verità che, a parte, ecco, loro che sono come te, madre terra, sai che sono le colonne portanti, no, Ergia. Devo dire la verità, la community mia come la tua, devo dire la verità, quando vedo le tue live, cioè siamo fortunati che abbiamo creato una community molto sana, molto aperta, molto tranquilla, fatta di scambi normali tra persone adulte, non torniamo all'asilo col grembiulino, Io e la prima sono volta che contenta. ho visto Madre Terra, subito ho sentito pace. Era Oh, mamma mia, entrata nella mia tranquilla. live, mi ricordo, e commentava. E da lì siamo diventati poi amici. No, come me, sì. Io non, in realtà non mi ricordo come siamo poi diventate amiche, però ricordo che è entrata tramite Ergia, mi ha conosciuto come io che ho conosciuto te tramite Ergia. Ergia c'entra sempre, il protusino, no? No, In mezzo a Ergia. ogni cosa. Guarda, io quando ho visto Ergia, il timido ateo, ho detto, eccoci qua, mi sa che c'è un altro da asfaltare, perché era il periodo in cui era stata vista, non le mandavo a dire, no? E già Come mi io, partivi in quarta? già ero pronto, poi vedevo che questo non mi diceva nulla, ho detto, ma forse è simpatico, e poi l'ho visto che era Sì, poi è già un tenerone, lascia fare. sì. Però non mi ha mai, cioè, lui è contro i bigotti. No, sì, no, quello sì è vero, è proprio contro il bigottismo in Però già generale. Per io ero fortuna, contro. dice Volva, ho visto community messe molto male dal punto di vista energetico. No, vabbè, ma c'è sta gente. Infatti, io, ma penso come anche Orazio, lottiamo proprio per avere una community sana. Cioè, la persona che viene qua si deve sentire accolta in famiglia, ma deve anche portare rispetto e avere rispetto, quindi essere adulti. Io non ricordo come ho conosciuto Franci, ecco. Io sono Dori, non mi levate il primato. Ma io come t'ho conosciuta, Francia? Di te non mi ricordo. Tramite Ergia, perché Ergia all'inizio che apri il canale, Ergia poveretto disse: guarda, segui Aristu, che bravo, è draconiano, fa parte del tuo stesso mondo, ma magari non stai da sola, no? Voleva dire, cioè segui altre persone. Da lì incominciai ad entrare nelle tue live, subito amore a prima vista io con te, e da lì iniziai a seguirti assiduamente, a scrivere, poi da cosa nasce cosa abbiamo cosato, Io invece diciamo. no, ero. Io invece ero diffidente. Eri diffidente, Diffidente. sì, è vero, mi ricordo, Ero però lo pensavo più diffidente. una cosa caratteriale. Sì, ma anche perché avevo subito da molte fregature, quindi ho detto, vabbè, sono un po' diffidente, stiamo un po'. A Poi vedere. invece ho scoperto, ma no, ma questo è un pezzo di pane. Infatti, A sei un pezzo di vedere. pane. Tanto love. No, io pensavo più che altro una cosa caratteriale, cioè nel senso è. Anche perché ti vedevo di tuo dolce, anche nelle live, ti vedevo molto tranquillo, molto dolce. Quello non avevo proprio avuto idea, però anche io, avendo avuto molte batoste, poi vabbè, il mio inizio con TikTok, ho già avuto modo di vedere la prima me, puntini, puntini, no? Quindi anche io avevo capito un po' l'andazzo di TikTok, però me l'aveva consigliato e ho già detto, dai, sì, affidabile. Poi abbiamo avuto un corpo e un'anima, un amore a vicenda, che adesso ci mandiamo i cuoricini. Hanno paura di me, qualcuno ha paura di me. Ma chi? Veramente devi aver paura Io chi non posso dire sa aver chi è o chi paura di mente. Aristo. Witch Oh, Moffat. Moffat. ho sentito di gente che mandava il guardiano
nei sogni degli altri per ucciderli nel reale, inquietudine. La gente non sta bene. Sì, vabbè, quello sono le C'è fantasie, la penso. vidaria quando si incavola Francia, è vero. Madre Terra mi ha visto incavolata, ma mi hanno visto a volte incavolata. Ah, ma tu non mi puoi fare queste cose, però. Cioè, mi dovete dire chi siete quando cambiate i nomi. Lo sapete che io sono Dori. Voi ci giocate su questo. Poi fanno i meme. Mi hanno fatto i meme. Ago mi ha fatto i meme. Poi te li devo far vedere, Orazio. Se giocano Addirittura. sulle mie pronunce, il mio essere Dori. Ma roba da ma. Lasciamo da stare che ieri in una live c'era realmente un inferno, se si può dire. Vabbè, ormai la gente qui è impazzita, no? Ha perso i freni. Ha perso i freni. No, vabbè, ma io oggi ormai, cioè, anche nelle mie live di lettura, no? Arriva gente appositamente a rompere le palle. Io glielo dico in faccia, capito? Ormai non mi freno neanche più, non penso neanche più di cercare di non ferire troppo l'altra persona. Io vado, parto, madre terra mi conosce. Il nostro amore, cioè, non puoi scappare, bravo, diglielo. Ah, ma come ci siamo conosciuti e te? Perché tu pure mi ricordo che stai dagli inizi o quasi dagli inizi del mio canale. Che mi ricordo che c'eri quando parlavo di Madame Blavatsky, quando parlavo di Crowley, arrivasti per caso e ti adottai. Qui su tu c'è una concentrazione di gente marcia, è vero, io rimango senza parole. Sì, mi ricordo che comparisti nelle prime live, poi mi Mi sento dicesti, no, la mia. TikTok. Sì, vabbè, TikTok poi è proprio. Cioè, io penso che ci sia anche su YouTube, però non lo so, la vedo un po' più limitata la cosa. Anche Diago, ferma. No, zitto che ti arrestano. Che Ago va a scuola. Ah, sto qua. Oh. Lasciatemi stare. Era arrivato come una piccola luce debole e ignorante. Sì, quanto è bellino, me lo sono adottato. Il primo pensiero che ho fatto, Orazio, quando ho saputo che era piccino, ho detto, ti prego, fammelo salvare da vie sbagliate di gente malata qua sopra. Ma chi è Ago? Io non riesco a capire chi è Ago. Ago è anche nel mio Telegram, è un ragazzo, è troppo carino, va ancora a scuola, cioè sta per finire presto la scuola. Lo conosci per caso perché faceva parte della mia community. Quando mi disse che era ancora piccino, era agli albori, eccetera, del mondo pagano, insomma, della pratica, eccetera, dissi ok, prendiamolo sotto l'ala protettiva, Hai fatto che bene. meglio, ecco, io che ce la fa con me e con te piuttosto che andare in mano a gente che vede ghiandole pineali a forma di Comunque, puntini. fra, io È vado a farmi un dolcissimo, bagno. proprio dolcissimo. Sì, non lo conosco. Comunque, Ah, io vado a fare un bagno, esco di casa e mi vado a rilassare un po'. fai bene. No, io Grazie. adesso sacco che devo andare anche a cucinare. Tra l'altro, ragazzi, oggi ho mangiato pochissimo. È vero, Grazie però per con molto piacere. Già adottato anche. l'ospitata Ma e grazie a niente. te, tesoro. Grazie a tutti, un Quando vuoi. bacione. Quando vuoi. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ragazzuoli, allora adesso mi avvierei anche io. Dai, sul psicosi spirituale, se no. È vero, ragazzi, allora, Madre Terra, Sabrina, mi linkate l'argomento psicosi spirituale. Por favore, cioè, me lo salvate su Telegram così ne parliamo in una live apposita. Sì, vado a mangiare. No, vabbè, cioè, oggi sto con un pezzetto così di salmone, stop, quindi sto collassando. Solitamente tendo a mangiare poco, però tendo a mangiare poco e spesso durante la giornata. Invece oggi ho mangiato solo quello tutta la giornata, quindi un po' sarà anche il caldo, mi sento male. Sì, ragazzi, allora ricordatemi di seguirmi sui vari social, Instagram, Facebook, YouTube, mi raccomando, fate i bravi. Non crederla, ma mangio, non è vero che non mangio. Mi raccomando, ci vediamo domani alle 3 con la live di Tarocchi e alle 6 su YouTube, il canale di Vox Populi, andate a seguirlo con Volta la Carta. Mi raccomando, fate i bravi, ok? Io vi ringrazio per essere stati con me a fare questa bellissima chiacchierata che mi mancava da tempo e ci vediamo domani. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao ragazzi.